Allora, prima di tutto, noi siamo schiavi del debito, questo non c'è dubbio. Il fatto che noi ogni mese dobbiamo vendere 35 miliardi di titoli di Stato sul mercato ci rende schiavi del debito. Per questo io sono anni che dico che bisogna ridurre il debito pubblico. Se lo facciamo gradualmente riusciamo a farlo senza fare macelleria sociale, senza fare troppa austerità. La Casa Italia è fragile, secondo l'ex commissario alla Spending Review e per un piccolo periodo di tempo anche premier incaricato dal presidente Mattarella, Carlo Cottarelli, oggi a capo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano. Il governo, ha detto Cottarelli intervenendo a Pescara al convegno sul rapporto tra Stato ed enti, dovrebbe fare di più per irrobustire i conti pubblici. La manovra chiaramente è una manovra che aumenta il deficit nel prossimo anno e poi lo mantiene in leggera discesa in termini nominali e di rapporto al PIL. Ma in termini strutturali, cioè aggiustato per il ciclo economico, il deficit rimane fermo. Allora, in tutti i paesi europei c'è un reddito minimo garantito, quindi non è una cosa rivoluzionaria da questo punto di vista. Quello che però è un po' elevato è il livello, perché il rapporto tra il reddito di cittadinanza, come viene promesso attualmente, 780 euro, poi vedremo esattamente, e il reddito pro capite del paese è il più alto, sarebbe il più alto in Europa. È vero che non si può rifiutare più di due offerte di lavoro, ma i centri dell'occupazione devono offrirti il lavoro. Nessun pericolo imminente, secondo l'economista, a meno di un evento negativo. Lo spread non dovrebbe tornare sui livelli del 2011-2012, quando Berlusconi dovette dare le dimissioni e il governo venne affidato ai tecnici guidati da Mario Monti. Per Cottarelli, però, che recentemente ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente della BCE Draghi, in merito a come venga vista la situazione italiana nei mercati internazionali, restiamo vulnerabili a un peggioramento delle condizioni economiche mondiali che potrebbero portare l'Italia in recessione. Questa invece la ricetta di Cottarelli. C'è la necessità ovviamente di stimolare la crescita, però io quello lo farei in un altro modo, lo farei attraverso cose tipo il taglio della burocrazia, che sono costi per le imprese, rendere la giustizia civile più veloce, che anche quello comporta costi per le imprese. Se c'è da ridurre le tasse cerchiamo di farlo, ma risparmiando sulla spesa. Guadagniamo competitività rispetto all'estero, riusciamo a crescere perché le esportazioni crescono di più. Secondo me quella è l'unica soluzione, l'unica strategia di crescita che funziona bene per l'Italia.